settore, diciamo così. Però voi lettrici, no? Leggete il libro, chiudete il libro, non vi è piaciuta la copertina, la traduzione, rimane lì. Allora, come editor, come junior editor, e una delle mie prime collane è stata Cieli Blu, che era una collana italiana, e una delle mie prime autrici era Mariangela Capitano. E già dall'epoca era brava, però vabbè, io dicevo, sono grazie, giovane. Poi ho fatto carriera, signor editor, responsabile di tutta l'area passion, e poi sono diventata il direttore editoriale con tutti i meriti e le mazzate. Io volevo dire innanzitutto una cosa, perché allora tre sono mie autrici, la quarta meriti, non so, nel futuro non si sa. Secondo me la migliore recensione di un romanzo sono appunto le lettrici, no? Cioè le lettrici dicono sono belli il romanzo. Tra noi, noi siamo una società di 30 persone prettamente donne, a parte Stefano Blacco che è il nostro responsabile del sito, signore e altri, però insomma siamo la maggior parte donne. E quindi anche noi leggiamo i libri. È successo con Lidia, che però Lidia era già più conosciuta, è successo con lei. Cioè dei colleghi che mi dicevano, ma bello questo libro, ma è diverso, è qua qualcosa in più. Ma non siamo andati in giro a dire guarda che l'ha scritto. È uscito e succederà come Mariangela, lo posso dirlo perché non è ancora pubblicato, ma succederà. Cioè quindi questo fatto intanto che laddove abbiamo cercato di puntare anche su delle autrici italiane, e per noi è difficilissimo perché noi siamo 50% Mondadori come istituzione, ma 50% siamo Harlequin, e quindi il 90% della nostra produzione viene dal Canada. Quindi già cercare di aprire una strada per le autrici italiane è stata un'impresa titanica, e ancora adesso siamo sempre lì che ci controllano un po' tutti, quindi è un'impresa titanica. Però l'idea di me, perché mi fa sempre dispiacere questo fatto delle traduzioni copia e incolla, prima perché secondo me offende il traduttore.